disco nuovo di Springsteen su Radio DJ, si chiama Wrecking Ball. Abbiamo ancora 4 minuti, stai andando benissimo, uomo. Sì. L'Italia si sta appassionando a questa cosa del leopardo, del leopardo. Delle neve, insomma. Dimmi. No, dice un ascoltatore, non dimostrare paura è il principio dell'autodifesa. Sì, beh, insomma, è quello, in effetti è quello lì. Che è anche il modo migliore per non litigare. Cioè, se tu incuti in qualche modo soggezione, alla fine nessuno ti viene a rompere le scatole. Sì. E nessuno mai. È come avere la pistola più grossa, no? Serve anche per non farsi sparare. Allora, diceva il George Bernard Shaw, in questo mondo c'è sempre pericolo per chi ha paura. Quindi è il pericolo. È sempre presente per chi ha paura, però voi dovete mantenere questa calma nell'azione e intensità nella calma. Questo è quello che dovete apprendere dal leopardo, è fondamentale. Allora, ritorniamo sulle montagne più alte dei sette continenti, ok? Abbiamo in Antartide il Monte Winson. È la montagna più alta. Davvero, quanto sarà alta? Più o meno, butta lì, 2000? No, molto di più. Di più, sì, in Antartide. Cioè già in montagna fa freddo. No, tieni presente che l'Antartide è già un altopiano. Cioè tu lo vedi coperto di ghiaccio. Certo, ma sotto è già un altopiano. Perché io c'ho già freddo a Bormio. Quindi... Ma non è tanto l'Antartide dove puoi sentire veramente freddo. Le due montagne più pericolose per chi vuole fare le Seven Summit, si chiamano. Ah, tenete presente che nel Monte Kosciusko in Oceania, quindi in Australia, Monte Kosciusko, gli alpinisti seri mettono un'alternativa, cioè mettono la piramide Gastrend, ha un nome difficilissimo, in Papua Nuova Guinea. Quindi quelli seri cercano di scalare questa piramide. Ci stai stordendo di nuovo. Dai, questa qua pericolosa. Quelle, le due veramente pericolose sono l'Everest e il Denali. Nel libro di Simone Moro, appena uscito, non lo trovate ancora in edicola, La voce del ghiaccio, lui racconta che ha pernottato quando ha scalato l'Everest la prima volta, ha pernottato 4 giorni al Colle Sud, 4 giorni al Colle Sud a 8000 metri. Aveva fame, aveva freddo, non avevano, erano in due, lui e Denis Urubko, il kazako, non avevano da mangiare. Allora dovete sapere che a 8000 metri tu puoi fare l'omelet, cioè puoi andare a rovistare nel pattume degli altri. Nei campi ad alta quota che hanno lasciato spedizioni, lascia roba, aspetta, non va male niente. attento. Allora lui cercava una bomboletta di gas per cucinare qualche cosa, sai, magari avanzata. A un certo punto ha visto del formaggio avanzato da anni fa, neozelandese, quello che si dice stagionato proprio, sapeva, a meno 60. Cioè, non sapeva da quanto tempo fosse lì, un po' duro forse, l'ha mangiato, cioè, solo lui, non Dennis non si, il kazako non si è fidato. Ha vomitato scuro, ha vomitato bile e è stato malissimo, ma nonostante questo è riuscito a arrivare in vetta. Però per dirti, in quella situazione, 4 giorni e 4 notti sull'Everest, e l'altra montagna veramente pericolosa è il Denali, questo McKinley. McKinley è molto più basso dell'Everest, però la differenza tra il McKinley e l'Everest qual è, uomo? È come quella del calibro. Tra una calibro 45 e una calibro 44. Il 44 è un calibro più piccolo, ma entrambi uccidono. Abbiamo finito, buon weekend a tutti! Nuotate, scalate e fate anche sci d'alpinismo e pensate al leopardo delle nevi.